Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscolo a vita, alla fine questo è un canale fitness. Nell'ultimo periodo ho provato a fare del contenuto un pochino più interessante e quindi più vlog, più queste cose qua, anche perché eravamo inondati di contenuti sul fitness a casa, tutti che facevano mille allenamenti, mille cose. Io, oltre a scrivere il capitolo gratuito che potete trovare sul mio sito muscolavita.com, non ho fatto poi così tanti video, ma oggi mi è venuta un'idea per poter aggiungere qualcosa di nuovo ed importante al vostro allenamento adesso che siamo ancora in quarantena e non sapremo quando riaprono le palestre. Voglio rispondere alla domanda: come faccio a sapere se l'allenamento che sto seguendo a casa è effettivamente efficace oppure no? Domanda che sembra molto banale, ma alla fine vogliamo tutti saperlo, perché vogliamo sapere se stiamo facendo qualcosa che è abbastanza simile alla palestra, che ci permette comunque di stimolare l'ipertrofia muscolare, la crescita muscolare. In termini di forza non è che possiamo fare tanto, nel senso, sì, diventeremo forti a fare ripetizioni più alte se, appunto, come molti di noi, non abbiamo accesso a dei carichi pesanti, giusto? Quindi la forza per ora la mettiamo al secondo piano. Mentre l'ipertrofia, come facciamo a sapere se l'allenamento che stiamo facendo è un buon allenamento? E voglio parlarvi di 3-4 fattori. Il primo è un fattore di programmazione, e dal secondo, terzo e quarto fattore invece sono più di sensazione personale, ok? Quindi il primo è la programmazione. Dobbiamo aver impostato correttamente intensità, volume e frequenza. Lo ripeto sempre, ma sono le tre variabili fondamentali, ok? Se non sapete da dove partire, partite con una frequenza di 2 volte a settimana per gruppo muscolare come minimo, e un volume tra le 10 e le 20 serie settimanali per gruppo muscolare, ok? Intensità vuol dire semplicemente che vi dovete spingere al cedimento, soprattutto se appunto abbiamo ripetizioni altissime, quindi solo le ultime ripetizioni diventano ripetizioni efficaci. Di conseguenza, appunto, dobbiamo spingerci sempre al cedimento. Se noi possiamo fare 30 ripetizioni e ne facciamo 20, molto probabilmente non abbiamo stimolato molta crescita muscolare. Un'altra cosa dell'intensità è, per capire questo, capiamo anche che possiamo includere alcune tecniche, ad esempio Myer Reps. Quindi, per prima cosa, impostate questa frequenza, siate sicuri di colpire questo volume e questa intensità giusta. Questa è la prima cosa che riguarda la programmazione. Come facciamo a sapere se quello che stai seguendo te, una volta che rispetta questi parametri, sta funzionando meno o se devi fare di più o di meno? Primo parametro: quando tu ti alleni, hai un buon pump? Quando fai un certo esercizio, ti viene un bel pump? Quando alleni i bicipiti, ti viene un pump ai bicipiti? Sembra stupido, ma il pump è proprio quello, l'accumulo di agenti metabolici nel muscolo, e ci dà un'indicazione se abbiamo stimolato o meno quel gruppo muscolare. Infatti, se noi nel nostro programma abbiamo 3 serie di bicipiti, ma dopo 3 serie di bicipiti i nostri bicipiti non hanno un pump, è molto difficile che gli abbiamo lavorati bene, che abbiamo stimolato bene l'ipertrofia. Quindi quella è la prima cosa, che è un pump, la sensazione di pump. Se non ce l'hai, bisogna rivedere qualcosa. Se invece, se quando alleni appunto i bicipiti, petto, queste cose qua, hai il pump, molto probabilmente stai stimolando bene quel gruppo muscolare. Secondo elemento di sensazione personale è la mind-muscle connection, che non è altro che la connessione mente-muscolo. Quando tu alleni un certo esercizio, un certo movimento, più è forte la tua connessione mente-muscolo, ovvero più stai, riesci a sentire il muscolo che devi colpire, e più probabilmente lo stai colpendo, e più avrai appunto un pump in quel gruppo muscolare. Quindi è fondamentale, soprattutto sui muscoli più piccoli, ad esempio bicipiti, tricipiti, deltoide laterale, è essenziale instaurare una buona connessione mente-muscolo. Quindi quella è la seconda cosa: se tu quando ti alleni non hai proprio connessione mente-muscolo, probabilmente anche lì puoi migliorare. Per migliorare cosa puoi fare? Io consiglio: chiudi gli occhi, rallenta l'esecuzione della ripetizione e vedrai che piano piano col tempo riesci a instaurare una connessione più forte con quel gruppo muscolare. Anch'io tipo 2 anni fa, veramente ben poco, adesso lo sento tutti i muscoli molto meglio, e piano piano lavorando col tempo, con l'esperienza, riuscirete anche voi a rendere appunto questa connessione più forte. Il tip di chiudere gli occhi è veramente, secondo me, perfetto. Terza e ultima cosa molto importante sono i DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, ok? Praticamente i dolori che senti dopo l'allenamento, ma non subito dopo, il giorno dopo o 2 giorni dopo. Ad esempio, quando magari chi allena gambe lo sa benissimo che il secondo giorno dopo è il giorno dove le gambe ti fanno parecchio male. Chiaramente con qualsiasi programma, anche se è super efficace, non avremo sempre i DOMS, è normale. I DOMS non sono in sé un simbolo di ipertrofia muscolare, quindi non dobbiamo attivamente ricercare i DOMS, ok? Però se non abbiamo mai DOMS, può voler dire che quel gruppo muscolare potremmo fare un pochino di più, potremmo spingerci di più, potremmo aumentare un pochino il volume, potremmo, che ne so, aumentare la frequenza, dovremmo spingerci più spesso al cedimento, queste cose qua. E a me succede sempre: se io con i bicipiti, ad esempio, non ho mai DOMS, passano 2-3 settimane di questo programma, non ho mai DOMS, magari ci starebbe aggiungere una tecnica di intensità, tipo Myer Reps, tipo parziali, provare a aumentare il volume di 2-3 serie, queste cose qua. E una volta che ho i DOMS,
ripeto, non è i DOMS in sé l'importante, però ci dà un'indicazione di quanto ci siamo spinti. Non vogliamo avere dei DOMS assurdi che non riusciamo manco ad alzare il braccio, perché i DOMS appunto sono simbolo di danno muscolare e non vogliamo troppo danno muscolare, perché noi i muscoli li dobbiamo danneggiare un pochino, ma poi vogliamo che li ripariamo, quindi non vogliamo troppo danno muscolare, non vogliamo DOMS che durano 3-4 giorni, ma ogni tanto avere dei DOMS nei gruppi muscolari, almeno al tatto, non troppo eccessivo, tipo gli arresto nel petto, potrebbe essere un buon segno che stiamo stimolando bene quel gruppo muscolare. Quindi se voi rispondete a tutti questi fattori che vi ho dato in questo video, molto probabilmente il programma che state facendo, anche se sembra strano, state usando il manico di scopa come me, oppure state facendo magari un allenamento che è diverso da quello che fareste in palestra, se però riuscite a vi ritrovate con questi fattori, vuol dire che molto probabilmente vi state spingendo abbastanza e quindi molto probabilmente è un programma stimolante che come minimo mantiene la vostra massa muscolare, molto probabilmente riuscite anche a costruire qualcosina. Questo è tutto per il video di oggi, tornate al fitness on the roots come all'inizio, io spero vi sia piaciuto, se è stato utile lasciatemi un bel like, vi riporto al mio sito se volete programmi di allenamento personalizzati, quello che volete, trovate sul mio sito, io vi ringrazio di cuore. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye!